Ciao a tutti, oggi voglio presentarvi la nuova linea di Mangimieco per invertebrati marini e in particolar modo parleremo di Coral Reef Z ed F. Ecco, come prima cosa vi faccio notare la striscia azzurra che ci identifica che è un prodotto per acquario marino. Sappiamo bene che in molti prodotti troviamo la striscia azzurra e verde dove ci indica che è un prodotto sia per marino che per acquario d'acqua dolce. Come prima cosa andiamo a vedere che cos'è Coral F. È un gel nutriente in sospensione minerale di microalghe marine, contiene amminoacidi essenziali, acidi grassi essenziali, ARA, DHA, EPA, carboidrati, proteine, vitamine, principi bioattivi coinvolti nel metabolismo degli organismi marini. Bene, dopo aver visto che cos'è Coral F, ora vediamo da cosa è composto Coral F. Possiamo vedere che è composto da Isocrisis un 33%, un 31% di Nanochloropsis, un 18% di Pedactylum e un altro 18% di Tetraselmis e ha un'umidità del 60%. Dopo aver visto che cos'è Coral F e come da cosa è composto, andiamo a vedere il suo utilizzo. Come prima cosa agitiamo il flacone prima dell'uso. Dopodiché effettuiamo una pressione del suo dispenser per ogni 100 litri d'acqua del nostro acquario. Il suo dosaggio può essere variato in base al numero di invertebrati e al carico biologico dell'acquario. Bene, ora invece andiamo a vedere che cos'è Coral Reef Z. È un gel nutriente in sospensione minerale di plankton marino di grandezza variabile tra i 0,2 e i 400 micron. Coral Reef Z contiene amminoacidi essenziali, acidi grassi essenziali, ARA, DHA, EPA, carboidrati, minerali, proteine, vitamine e principi bioattivi coinvolti nel metabolismo degli organismi marini. Ecco, anche ora, dopo aver visto che cos'è Coral Z, andiamo a vedere da cosa è composto Coral Reef Z. È composto da invertebrati marini come Plamondon vulgaris, alghe come Isocrisis un 33%, Nanochloropsis un 31%, Pedactylum a un 18% e Tetraselmis a un 18%. Ha un'umidità del 60%. Bene, dopo aver visto anche in questo caso che cos'è Coral Z e da cosa è composto, come abbiamo visto prima, andiamo a vedere il suo utilizzo. Quindi, anche in questo caso agitiamo il nostro flacone prima dell'utilizzo e applichiamo una pressione del dispenser sempre per ogni 100 litri d'acqua del nostro acquario. Dopo aver visto che cosa sono, da cosa sono composti e il loro utilizzo, posso dirvi che li potete trovare nei negozi in confezioni in flaconi da 250 ml, mentre sul sito dell'Equo potrete trovare le loro schede tecniche. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a vedere i prossimi video dimostrativi dei prodotti che vi possono interessare e al prossimo video. Ciao e buon riffare a tutti!